Buongiorno. Buongiorno a te. Il tuo nome è Enrico, giusto? Esatto. Che ruolo hai tu nella tua azienda? Io sono Marketing e Communication Manager. In più ho fondato un Cyber Security Club dove sono Community Manager, quindi ho questo doppio ruolo. Ah, fantastico, ti piace il lavoro? Molto. Invece ti volevo chiedere a te se ci puoi portare in un luogo per te importante nel mondo, però ti chiederei un modo simpatico per farlo, se puoi con l'alfabeto muto. Ma faccio anche il parlato insieme o solo il muto? No, solo muto. Solo muto se riesci, sì. Ok, lui ha scelto il mimo, immagino sia una spiaggia. Sì, in realtà più il concetto della vita è un viaggio, che a volte devi fare della fatica, incontri degli ostacoli, ma poi c'è la fase di relax. E questo è un tema un po' che ha accompagnato la mia carriera, la mia vita, dove ho iniziato a lavorare a 14 anni e ho iniziato a lavorare in spiaggia, proprio quindi richiamo al mare. E a 14 anni sei un bambino e ancora non sai cosa vorrai fare. Hai appena finito le medie e ti senti grandissimo e dici va bene, vai, sono nel mondo, e comincia il tuo viaggio vero e proprio. D'estate si lavora, d'inverno si studia e poi arriva a un certo punto dove devi un po' fare delle scelte. Nel 2008 c'è stato un cambio importante, perché lì mi sono accorto che dovevo fare un'esperienza all'estero, perché se rimanevo in Romagna rimanevo un po' chiuso proprio a livello territoriale, ma avevo bisogno di capire un po' come era il mondo. E ho cominciato a cercare per andare in Inghilterra, perché ritengo la lingua inglese fondamentale, ma non ho trovato nulla, perché a quell'epoca i mutui subprime avevano bloccato completamente il mercato del lavoro. Allora chiamo Marina, torno un altro anno da te. Arrivò il 18 giugno del 2009, professore della Lewis di Roma, presidente di un fondo di investimenti, che mi disse: guarda, io non ho contatti in Inghilterra, ma ho un'azienda negli Stati Uniti. E sono volato negli Stati Uniti, ho fatto un'esperienza stupenda, analisi di mercato esplorativa nel mondo dello sport legato al monitoraggio delle prestazioni degli atleti, a rimborso spese solamente, quindi ero spesato per il viaggio ma non avevo introiti. È stato un po' un in cambio, ho ottenuto esperienza e una visibilità del mondo che non avrei mai potuto ottenere. Poi dopo ho fatto convenzionare l'azienda con l'UCLA di Los Angeles, sono stato team leader del team lato italiano. Poi mi hanno richiamato in Italia, sempre il fondo, e ho sviluppato a Roma un progetto con la consegna a domicilio di ingombranti con il ritiro del RAE. E per un anno e mezzo ho fatto il pendolare, perché dal 2004 ero fidanzato. Nel 2010 ero appunto a Roma, ma ero ancora precario, però le disegnai l'anello, quindi Elisa, Enrico, due E uguali ma contrapposti formano il simbolo dell'infinito. Prenoto il viaggio per Parigi, arriviamo sotto la Tour Eiffel e dico: quale torre prendiamo? Ma una è uguale all'altra, prendiamo la sud. La sud, però, vado a pagare il biglietto, pago il biglietto e dice: sorry, where's the lift? Ah, the lift is in the other tower. E così abbiamo fatto tutta la scala a piedi e gli dicevo: tranquilla che sarai ricompensata su. E quando siamo arrivati in cima alla Tour Eiffel, gli ho detto: guarda, io non so quando, però voglio sposarti, un'altra come te non la trovo. E siamo riusciti nel 2012, che abbiamo deciso di lasciare l'esperienza romana, e abbiamo detto: ok, adesso andiamo a vivere insieme, fissiamo la data a un anno di distanza. Lavoro lo troverò, perché sono convinto che male che vada torno al mare a lavorare, quindi il viaggio non finisce mai. E fortunatamente ho trovato un'azienda a Rimini, quindi facevo 70 km ogni giorno, andavo a Rimini e tornavo indietro, ed è stato bello per due anni e mezzo, finché dopo ho trovato un'azienda che cercava un marketing manager per sviluppare il mondo cyber security, e sono entrato in questo fantastico mondo, e di lì la mia crescita è continuata. E ad oggi lavoro in una multinazionale francese, e quindi ritorna la Francia, che per me è stato un po' un punto di partenza importante per la mia famiglia. Quindi se dovessi identificare un luogo particolare, mi verrebbe da dire, dopo quello che hai detto, la Francia forse? La Francia, sicuramente Parigi, sicuramente Seattle, che negli Stati Uniti è stata una delle città più belle che abbia mai visto, ma perché quando tu la vivi non da turista,
hai tutto il tempo per andare fronte oceano a gustarti un aperitivo o il granchio gigante, assaporare momenti dove entri in un bar e diventi il miglior amico per una sera delle persone che sono lì, poi non le vedrai neanche mai più. E se invece ti dovessi chiedere, ma a parte lei già, hai già risposto, se c'è un'esperienza in particolare che ti ha portato a fare un viaggio interiore? Sicuramente il fatto di dire vado negli Stati Uniti e, a prescindere se mi pagano o no, però non mi pagano con una moneta, ma mi pagano con un'esperienza, quella è stata un'esperienza probabilmente una delle più significative che poi hanno guidato l'apertura mentale nella carriera. Va bene, grazie mille. Niente, grazie a te. Sei stato gentilissimo per concederci anche questo grazie piccolo a voi. Spazio. Grazie.